manifestazione nazionale che è il Linux Day, che serve per far conoscere appunto Linux e il software libero in generale. Per chi non lo sapesse, Linux è un sistema operativo alternativo a quello che possa essere Windows o comunque quello dell'Apple, il Mac OS. E il software libero in generale sono tutto quell'insieme di software, tutto quell'insieme di pacchetti che sono liberamente utilizzabili, quindi senza doverci pagare una tassa, insomma, senza doverli pagare, perché l'ha fatto qualcuno che si vuole far pagare. Il Linux Day, questa giornata, è organizzata dai LUG, che sono i Linux User Group, come il nostro, e viene coordinata da un unico ente, che è l'Italia Linux Society, che è un'altra associazione che si occupa di dare tutte le direttive ai LUG su come fare meglio il Linux Day. Quindi attualmente, in questo momento, in questa giornata, il 26 ottobre 2013, in tutta Italia, in tutti i comuni d'Italia, si sta svolgendo questa stessa manifestazione che quest'anno ha come motto l'innovazione di tutti per tutti. Quindi quello di cui parleremo oggi appunto è l'innovazione, cioè tutto quello che riguarda l'open source che ha portato l'innovamento nelle nostre linee. Noi siamo il PULUG, il Tuscia Linux User Group, quindi il LUG di Viterbo e provincia. E è l'ottavo anno consecutivo che noi ci occupiamo di organizzare il Linux Day qua a Viterbo, appunto grazie alla provincia e quest'anno grazie anche allo sponsor. E in questi anni, sono 8 anni che noi abbiamo questa, questa attività, insomma abbiamo dato supporto e continuiamo a dare supporto a chiunque si voleva avvicinare al mondo dell'open source, comunque sia, anche chi già aveva delle buone basi. Abbiamo anche dato modo di approfondire alcuni argomenti su Linux e sull'open source in generale. E, oltre al Linux Day, noi del LUG abbiamo anche organizzato e partecipato ad altri eventi, come ad esempio l'Open School del 2009 o l'EP Linux e altra economia del 2008. Poi nel 2013 abbiamo fatto il Brasil, che sarebbe stata una cena, insomma, che era inizio 2013, più o meno era il Brasil. Quindi abbiamo fatto anche questa cena. Sì, comunque sì. Abbiamo fatto questa cena per stare un po' tutti insieme per condividere anche a fine anno, inizio anno, che era appena arrivato. E poi due volte all'anno organizziamo le LAN party, potrebbe interessare qualcuno, magari qualche gamer che c'è qui in mezzo. Oltre agli eventi abbiamo fatto dei corsi nel 2013 che sono stati l'introduzione al software libero, che l'ha fatto Graziano Cerica, lui, dove ha parlato del pacchetto LibreOffice, quindi l'alternativa libera, l'alternativa gratuita a quello che può essere il pacchetto Microsoft Office, che è a pagamento invece. E abbiamo fatto anche un altro corso, l'introduzione alla programmazione Android, fatto da Ivan Guarandi, che appunto da zero insegnava come fare un'applicazione Android su terra, non era male. Abbiamo fatto i workshop sono delle lezioni in base per mettere le mani su qualcosa senza rimanere sul teorico. I workshop sono molto pratici, quindi abbiamo fatto dei workshop su rsync, per esempio, che è un metodo sicuro di trasferimento dati. Abbiamo parlato di daemoni Linux, cioè cosa sono, come funzionano i daemoni Linux. Abbiamo parlato di FTP e di Jabber. FTP è un metodo di trasferimento file e Jabber è un server, una piattaforma di chat. Jabber, tra l'altro, adesso piccola curiosità, è usato per la chat di Facebook, quindi Facebook usa Jabber. I workshop sono stati tenuti tutti da me e Mauro Gasperini, che non c'è qui, però Mauro Gasperini. Abbiamo portato avanti anche dei progetti sulla rete Linux, appunto, che in poche parole ha lo scopo di realizzare reti wireless libere, quindi su lunga distanza, però non tanto sui 2 e 4 GHz. La rete Linux lavora più che altro sui 5 GHz, che sono comunque rete wireless ma a gettata un po' più alta. Abbiamo poi rilasciato alcuni sorgenti di un'applicazione per telefono, un'applicazione che praticamente è del LUG. I sorgenti sono liberamente consultabili open source su
sito che si chiama GitHub. E niente, è multipiattaforma. La cosa carina è che l'applicazione è multipiattaforma, quindi si può installare sia sugli iPhone, sia sugli Android, sia sul BlackBerry, con un unico codice, senza dover scrivere tre volte del codice diverso. Quest'anno una novità tra i progetti, c'è la Cyber Challenge, che è una competizione a premi sulla sicurezza informatica che si terrà appunto oggi a Linux Day, dalle 14, dalle 2 e mezza più o meno. E tutti possono partecipare, quindi tranquillamente andate dallo staff, gli chiedete un username, una password per accedere. Chi si fosse già collegato alla rete aperta con il Cyber Challenge avrà notato che verrà visualizzata una pagina dove ci saranno un po' di informazioni, dove ci sono un po' di regole, come regole per giocare. E quindi se volete giocare oggi alle 2:30 di pomeriggio dovete venire qua e cominciare questa gara. Sarà una competizione a premi, quindi i primi tre classificati potranno ricevere dei premi, quindi non ne vale male. Poi per quanto riguarda noi il Lug, l'ultima cosa da dirvi è che ci trovate su Facebook, Twitter, Google Plus o sulla mailing list, e qualsiasi cosa vi venga in mente, se avete un'idea, se avete un corso da proporre, volete fare un workshop su qualcosa, comunque dove vi sentite ferrati, potete contattarci e cerchiamo un attimo di vedere insieme quello che si può fare per corsi o cose così.